Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare la preghiera di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 1, capitoli 19 e 20. Dopo che passavo quei giorni in quello stato detto di sopra, specialmente se gli ero stata fedele, me lo sentivo ritornare dentro di me. Mi parlava più chiaramente, siccome nei giorni passati non avevo potuto concepire dentro di me una parola, né sentire niente, così ora venivo a conoscere che non era la mia fantasia, così come molte volte prima dicevo, tanto che nel detto fin qui, che del detto fin qui non dicevo niente al confessore né ad altra anima vivente, ma però facevo quanto più potevo per corrispondergli, perché altrimenti mi faceva tanta guerra che non avevo pace. Oh Signore, sei stato tanto buono con me ed io così cattiva ancora. Seguitando ciò che avevo cominciato, me lo sentivo dentro di me, l'abbracciavo, me lo stringevo, gli dicevo: amato bene, vedi quanto mi è riuscita amara la nostra separazione. E lui che mi diceva: è niente ciò che hai passato, preparati a prove più dure. Perciò sono venuto per disporre il tuo cuore e fortificarlo. Adesso mi dirai tutto ciò che hai passato, i tuoi dubbi e timori, tutte le tue difficoltà, per poterti insegnare il modo come comportarti nella mia assenza. Quindi gli facevo la narrazione delle mie pene, dicendogli: Signore, vedi, senza di voi non ho potuto fare niente bene. La meditazione l'ho fatta tutta distratta, brutta, tanto che non avevo coraggio di offrirvela.
Nella comunione non ho potuto stare le ore intere come quando vi sentivo, mi vedevo sola, non avevo con chi potevo intendermela, tutta mi sentivo vuota, la pena della vostra assenza mi faceva provare agonie mortali. La natura voleva sbrigarsi subito per sfuggire quella pena, tanto più che mi pareva che non facevo altro che perdere tempo. Il timore ancora che voi tornando mi castigaste perché non ero stata fedele, quindi non sapevo che farmi. E poi la pena che voi siete continuamente offeso e che non sapendo al quando, come prima mi insegnavi di fare quegli atti di riparazione, quelle visite al Santissimo Sacramento per le diverse offese che voi ricevete. Dunque, dimmi un po', come dovevo fare? E lui benignamente ammaestrando mi diceva: tu hai fatto male nello starti così disturbata. Non sai tu che io sono spirito di pace e la prima cosa che ti raccomando è di non funestare la pace del cuore? Quando nell'orazione non puoi raccoglierti, non voglio che pensi a quell'altro, no, scusate, non voglio che pensi a questo o quell'altro, com'è e come non è. Facendo così tu stessa chiami la distrazione. Ma invece quando ti trovi in quello stato, la prima cosa è che ti umili, confessandoti meritevole di quelle pene, mettendoti come un numino agnellino nelle braccia del carnefice che mentre lo uccide gli lambisce la mano. Così tu, mentre ti vedrai percossa, abbattuta, sola, ti rassegnerai alle mie sante disposizioni. Mi ringrazierai di tutto cuore, mi bacerai quella mano che ti percuote, riconoscendoti indegna di quelle pene. Poi mi offrirai quelle amarezze, angustie, tedi, pregandomi che li accettassi come un sacrificio di lode, di soddisfazione delle tue colpe e di riparazione delle offese che mi fanno. Facendo così, la tua orazione salirà innanzi al mio trono come un incenso odorosissimo, ferirà il mio cuore, ti attirerà nuove grazie e nuovi carismi. E il demonio, vedendoti umile, rassegnata, tutta inabissata nel tuo nulla, non avrà forza di avvicinarsi. Eccoti che dove tu credevi di perdere, farai grandi acquisti. Ecco, questa nuova super lectio magistralis di Gesù è in perfetta, evidentemente, sintonia, anzi ne è ovviamente un approfondimento ed un'esplicitazione magistrale di ciò, anche qui, che la tradizione ascetica autorevole, cattolica, ha da sempre insegnato. E anzitutto come comportarsi nel momento delle desolazioni, e sappiamo che Luisa le viveva in maniera straordinaria, quindi era una privazione della presenza straordinaria di Gesù, quindi molto più dolorosa della privazione della presenza ordinaria attraverso il fervore e la consolazione. Ed anche però c'è un aspetto molto importante che riguarda la sua propria esperienza particolare, così come quella delle anime che noi chiamiamo, termine che a me non piace tanto, insomma, mistiche. Allora, Luisa deve fare esperienza di una cosa, cioè che quando Gesù non c'è, non soltanto che non lo vede, che non ci parla, eccetera, eccetera, ma che diventa assolutamente incapace di compiere alcuna minima opera buona da un punto di vista di fede e devozione. Ed il motivo per cui Gesù le fece fare questa esperienza è fondamentale, lo dice Luisa stessa. Dice: prima che io comprendessi, o meglio, prima che io vivessi queste cose, pensavo che tutte le esperienze mistiche vissute, lo dice all'inizio, erano mie fantasie, d'accordo? Quindi che me l'ero inventato io, che ero io che mi ero rappresentato a Gesù, che ero io che mi ero immaginata la sua voce, eccetera, eccetera. Tentazione questa in cui chi conosce un pochino di storia della mistica non è nuova, il demonio insinua nelle anime, in tutte le anime, che hanno contatti col soprannaturale. E a volte in maniera così realistica da sembrare vero. Cioè, guarda che tu ti sei inventato tutto quanto, tu sei un illuso, tu stai ingannando te stesso e guardati bene. Dal dirlo al direttore spirituale o a qualcuno, anzi, se gliel'hai detto, devi andare da lui e dirgli che sei una bugiarda o un bugiardo, e dirgli che ti sei inventato tutto e che stai ingannando il prossimo e che era tutta quanta frutto della tua fantasia. Questo purtroppo il demonio lo provoca insomma in maniera talmente realistica che diverse povere anime
Non dico che ci sono cascate, perché comunque non bisogna cascarci, ma hanno sofferto per questo le pene dell'inferno. Ripeto, la letteratura ascetica sarebbe impossibile citarla esaustivamente, perché questa è piena. Ora, voi capite, se Gesù se ne va e l'anima diventa incapace anche di fare la meditazione, il ringraziamento e la comunione, è chiaro che attraverso la sua esperienza sensibile, capisce, ma scusa, ma se io non so buona manca a fare la meditazione, d'accordo? Perché mi sento talmente vuoto e talmente arido, perché il Signore ci piomba nel nostro nulla, d'accordo? Perché noi siamo così se siamo lasciati a noi stessi. Cioè, quello che Luisa ha vissuto è quello che lei è, capite? Cioè, noi non dobbiamo pensare che le anime mistiche siano o le anime chiamate grandi cose, tante volte Gesù dice, siano delle sorte di Superman. Quindi sono uomini e donne al di sopra della nostra condizione umana e che hanno delle marce in più e quindi cioè, guardano noi comuni mortali dall'alto in basso perché loro sono mistici, loro hanno grandi doni, hanno grandi carismi e quindi sono superiori a noi. Non è affatto vero. Sono esattamente figli di Adamo e di Eva, né più né meno che come noi. E Gesù glielo dimostra che se Gesù gli toglie la mano. Non solo la presenza straordinaria, ma capite, qui gli toglie anche quella ordinaria, gli ha tolto tutto, piombano nel nulla che sono. Nel nulla, diceva Santa Caterina, più il peccato. E questa è un'esperienza formativissima per queste anime, per queste e per tutti. Perché? Perché la vita nella divina volontà, teniamo sempre presente che Gesù sta facendo con Luisa ciò che ha fatto anche con altri santi, d'accordo? Quindi non chiamati a entrare in questo mondo divino. Però con Luisa, diciamo, lo fa con un occhio di riguardo, lo fa con una particolare attenzione perché era chiamata a essere la pioniera del Fiat santificante. E abbiamo già detto tante volte che la vita nella divina volontà è possibile, potremmo dire, nella misura in cui noi abbiamo conosciuto il nostro nulla. È vero che noi abbiamo il dono delle facoltà naturali, d'accordo? L'intelletto, la memoria, la volontà. Ma è anche vero che se il nostro Signore non si fa principio del nostro agire, quantomeno attraverso la grazia ordinaria, sapete che ci facciamo di queste facoltà? Niente. Cioè non riuscire a fare una meditazione distratta, brutta, non avevo il coraggio di offrirvela. Capite? Cioè io adesso magari sto parlando, anzi non sto parlando, sto meditando ad alta voce. Perché? Ma perché c'è il Signore che mi aiuta, perché c'è la luce della grazia che mi guida, sicuramente, d'accordo? Altrimenti io non spiccicherei una sola parola perché non riuscirei a comporre un solo pensiero. Leggerei questi testi e anziché averne immediatamente, insomma, quella luce che mi fa comprendere, non per mia virtù, ma per virtù dello Spirito Santo, per virtù divina, il significato e la profondità di quello che dico, non ci capirei neanche un'acca. Allora, di questo fatto noi dobbiamo esserne convintissimi. Ecco perché, se qualcuno dovesse pensare, che bella la meditazione di Don Leonardo, non pensi così, è sbagliato. Non è bella la meditazione di Don Leonardo, dice, quanto è santo nostro Signore, quanto è grande, che si degna di mandare un pochino di luce ad uno dei suoi inutili servi. E quindi le cose che proferisce forse mi aiutano un pochino, ma non perché Don Leonardo è Superman, d'accordo? Perché non lo è, ma perché la grazia lo aiuta, lo sostiene e basta. Capite? Questo sia che le operazioni avvengano in noi, sia che avvengano fuori di noi, così abbiamo ucciso ogni possibile pericolo di superbia e di vanagloria se le cose riguardano noi stessi, di idolatria o di adulazione se le cose riguardano gli altri. Capite? Noi non dobbiamo mai vedere negli altri nient'altro se non la grazia di Dio operante quando vediamo che fanno qualcosa di male. La miseria umana fomentata dal demonio operante quando vediamo che fanno qualcosa di bene, senza mai fermarci sulla creatura, mai. Perché la creatura di per sé stessa è il nulla, è evanescente, è inconsistente. Allora Luisa, da quel momento in poi, vedete, ha capito che non era un'illusione spirituale quello che aveva vissuto. Ora è evidente che questo non è sufficiente perché queste anime hanno bisogno, e tutte lo hanno avuto,
di un termine di riferimento esterno, quindi di un confessore, di un direttore spirituale che faccia discernimento sui loro veri o presunti fenomeni. Però quando sono veri, è importante che anche la persona chiamata faccia questa esperienza, perché quando il demonio tornerà, perché tornerà a dargli il tormento, a dirgli tu sei un'illusa, tu ti sei inventato tutto quanto, eccetera, eccetera, lei dica calma, 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 io quando Gesù non c'è, non sono capace a cucchiare manco tre pensieri uno appresso all'altro e faccio solo guai. Ecco, d'accordo? E quindi non potrei io da me stesso essere così, dire, straordinariamente abile da inventarmi che Gesù mi viene a parlare quelle cose elevatissime che mi dice. Non è possibile. Capite? E questo perché, cioè, la lotta contro le tentazioni non avviene soltanto, come dire, alla cieca, d'accordo, per via, ma il nostro Signore ci dà dei segni, no? Così come quando c'è un'esperienza, ecco perché la Chiesa fa sempre discernimento sulle apparizioni, sulle esperienze dei santi, cioè quando c'è un'esperienza autentica, questo attenzione perché oggi girano, in giro ci stanno più profeti, veggenti e mistici che cristiani tra poco, c'è di tutto in giro. Ecco, allora bisogna essere sempre cauti, non bisogna essere, non voglio dire scettici, ma sempre cauti, d'accordo? Perché se Santa Madre Chiesa è così rigorosa nel discernimento, un motivo ci sta. Il motivo è molto semplice, che quando una cosa viene realmente da Dio, Dio dà tanti segni certi e inequivocabili della soprannaturalità degli eventi, perché si possa formulare appunto un giudizio di attendibilità fondato non sulla credibilità soggettiva del destinatario, capito? Sì, questa persona sembra affidabile, quindi le cose che vi è vero. No, 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 questo non basta, questo qui. Non basta assolutamente. Oppure sì, il contenuto dei messaggi che fa girare sembra attendibile e quindi questo non basta. Oppure qualcuno andando in quel posto si è convertito, questo non basta. Cioè ci vogliono una serie di segni che i dottori della Chiesa hanno esemplificato, hanno descritto e che la Chiesa sempre cerca che attestino in maniera chiara ed inequivocabile la soprannaturalità buona dei fenomeni. Fatto questo, poi ne parliamo. E questo è anche un criterio fondamentale della cattolicità che si distingue, per esempio, dagli errori sotto questo punto di vista dottrinali del luteranesimo e del protestantesimo in generale. Il luteranesimo e il protestantesimo, pensate per esempio a un filosofo come Kierkegaard, parla di fede come fede assoluta, come fede cieca. Cioè, il nostro Signore ti chiede: chiudi gli occhi e fidati di me. Non è così. Gesù non ha fatto così, durante la vita terrena, anche se questo potrebbe sembrarci. È chiaro che ci sono dei momenti di purificazione in cui l'anima vede tutto buio e deve abbandonarsi al Signore, ma questi sono dei momenti molto circoscritti, ma la vita ordinaria di fede non funziona così. Cioè, Gesù è venuto sulla terra a dire io sono il figlio di Dio, giusto? Ma non è che ha detto io sono il figlio di Dio e fai un atto di fede, ha fatto i miracoli, e ne ha fatti tanti e tutti quanti studiati, cioè in ordine progressivo. Cioè, l'ultimo miracolo che ha fatto prima di essere ammazzato, cioè, è stato che più grande di questo non si poteva fare, cioè far tornare dal cimitero un morto dopo 4 giorni dalla morte. Capite? Che è la risurrezione di Lazzaro. Cioè, questo è un fatto, questo qui. È chiaro che il fatto tu lo devi interpretare, d'accordo? Dice ma può essere possibile che il demonio inganni e mandi e faccia risorgere un morto? Un morto di 4 giorni, il demonio non può fare cose di questo genere. Capite? È impossibile. Oppure ha scacciato un sacco di demoni il nostro Signore Gesù Cristo, o no? Ce lo dicono i Vangeli. Non solo, ha dimostrato tante volte di saper leggere nei cuori, perché quando è andato da quel paralitico di cui ci parla il Vangelo di Luca, che hanno scoperchiato il tetto, e lui l'ha congedato dicendo: figliolo, ti sono rimessi i peccati. E ha fatto il miracolo non perché voleva guarirlo dalla paralisi, ma perché ha letto nel cuore i pensieri che stavano facendo i presenti, cioè, ma chi se crede di essere che rimette i peccati?
Ma questo non l'hanno esternato ad alta voce, lo pensavano. Ecco, e leggere i cuori è un'altra prerogativa esclusivamente divina. Ricordate che il demonio non legge i nostri pensieri, eh? Il demonio sgama i nostri pensieri, li intuisce, li ricostruisce, ma non li può leggere. Cioè, se io faccio un pensiero interno, distinto, se ci fosse davanti a me il demonio in persona, non lo potrebbe leggere. Certo, io potrei tradirmi, potrei avere qualche espressione o potrei fare qualche reazione emotiva, tale che insomma lui è una vecchia volpe, insomma, ha qualche miliardo, non lo so, di anni di esperienza, e è facile per lui capirlo, ma leggerlo nella sua chiarezza, no, non lo può fare. Quindi questa esperienza è stata, non, è stata per Luisa formativissima sotto questi due punti di vista: la conoscenza esperienziale ulteriore del suo nulla e anche vedere le reazioni negative. Adesso concludiamo la meditazione con questo secondo punto, e invece imparare da Gesù come si fa, come si agisce quando lui non c'è. D'accordo? Primo. E secondo, però, imparare ed avere dei criteri fermi di discernimento, quindi che per il futuro poteva stare tranquilla quando avesse dovuto vivere questi fenomeni, per la loro, a questo punto, inequivocabile origine soprannaturale. Perché, ripeto, se quando sto da sola, non so, buona manca a fare 5 minuti di ringraziamento all'Eucaristia e una minima meditazione, figuriamoci se posso rappresentarmi le grandi rivelazioni e le grandi cose che il Signore in persona mi dice quando mi si degna di farmi le sue visite, no? D'accordo? Questo non sostituisce, ripeto, il discernimento esterno, che è comunque indispensabile, però è necessario perché, insomma, a un certo punto, se l'anima poi continua a dubitare in questo modo feroce, il nostro Signore le grazie cessa di farle, perché non si può andare avanti in una storia, in un percorso del genere, senza la collaborazione, la cooperazione della creatura, che sì, è vero che deve essere prudente, però non può essere neanche totalmente, capite, incredula e quindi calpestare e disprezzare le grazie di Dio, altrimenti il nostro Signore le ritira. Ora, il secondo aspetto è, vedete, Gesù, Gesù la fa parlare, dice: dimmi un po' tutto quello che ti è successo in questo momento. E lei dice: ah, stavo agitata qua e io ho cominciato, io, ah, non so più buono a fare niente, ah, e adesso quando finisce la comunione, ah, dico, speriamo che finisce presto, ah, nostro Signore mi ha abbandonato, ah, quando torna mi castiga, ah, chi lo sa che cosa ho fatto, l'avrò offeso, tutti questi pensieri disordinati e che portano agitazione nel cuore. E Gesù la rimprovera. Non sai tu che io sono spirito di pace. E la prima cosa che ti raccomando, questo lo parla, lo dice a tutti, è di non funestare la pace del cuore. Noi dobbiamo tenere per certo, questa è una delle cose più importanti, ogni volta che si affaccia un pensiero che nel cuore ci turba, in quel pensiero Dio non c'è. Forse, voi capite, dice, ma questo è un pensiero che riguarda un mio peccato. Allora, potrebbe darsi, però voi sapete che riguardo i peccati che abbiamo commesso, ci sono due operazioni che noi possiamo vivere interiormente. Quello della grazia. La grazia che cosa fa quando c'è un peccato? Dolcemente ti porta a riconoscerlo e soavemente ti porta a pentirtene con un dolore profondo ma pacifico. Con lo stesso peccato, il demonio fa un'altra cosa, perché il demonio Satan, capite, etimologicamente, oltre che avversario, significa anche, lo dice il libro dell'Apocalisse, accusatore. Il demonio non provoca l'operazione dolce della presa di coscienza di questa cosa, pacifica, calma, sì, signore mio, purtroppo queste sono le erbacce del mio giardino. No, ma che hai fatto? Hai fatto questo peccato, non ti vergogni per niente. E tu poi osi pure presentarti davanti al Signore con tutto quello che hai ricevuto? Ecco, pensieri che agitano, che turbano,
Ah, hai fatto questa cosa. Ah, l'hai rifatta. Guarda tutto quello che tu hai ricevuto. Ah, bravo. Ecco, e mo ti presenti davanti al Signore. Non c'è perdono per te. Che hai combinato? Eh? Ecco, capite? La fattispecie è la stessa. Un peccato magari vero, di cui io non ero consapevole. Solo che è molto diversa l'operazione con cui la grazia te ne fa prendere coscienza per pentirtene, da quello con cui il demonio te lo sbatte in faccia per accusarti. E per farti retrocedere, per farti peccare di sfiducia o di disperazione nei confronti della Divina Misericordia. È la stessa cosa. Allora è evidente che il primo pensiero è da secondare, il secondo no. Il secondo no, è da contrastare. Allora noi dobbiamo imparare ad avere questo discernimento, perché altrimenti, come scrive San Paolo, siamo come le onde in balia, capite, del mare e del vento, soffia da una direzione o soffia da un'altra. Qualunque sirena soffia, noi andiamo e la assecondiamo, non può essere così. Perché i buoni pensieri vanno assecondati, i cattivi pensieri, se si potesse dire le parolacce, dovrebbero essere mandati a quel paese, d'accordo? Non si può dire la parolaccia, ma il concetto è quello, che devono essere respinti all'inferno, d'accordo? Da dove vengono, e risolutamente, e con disprezzo, d'accordo? Perché il demonio non merita altro che disprezzo da parte nostra, ok? Nient'altro che questo. E allora Gesù spiega, allora, quando succedono queste cose, tu che devi fare? Ti umili, non riesco a fare la meditazione. Ecco, hai visto, Signore? Ecco, guarda un po' chi c'hai davanti, io non riesco a fare la meditazione perché tu non mi stai soccorrendo oggi. Allora, che ti devo dire? Troppo poco quello che fai nei confronti di me. Io mi merito questo e molto di peggio, perché io non merito che tu stia vicino a me. Non merito che tu mi guidi nella meditazione, non merito che tu parli alla mia anima. Io per quello che sono meriterei solo, capì, di sprofondare in mezzo all'inferno, dove merito di stare a causa del mio nulla e dei peccati con cui ti ho offeso. Ma tu abbi pietà e misericordia di me. Quindi c'è come dire, un assecondare placidamente questo stato di desolazione, traendo un'occasione di umiltà. E offerta, quindi io, perché è la sofferenza. Allora, ti offro questo mio stare qui a fare questa meditazione che non la sto facendo di fatto, ma quello che sto facendo è mantenere la mia presenza dinanzi a te e dirti: Signore, abbi pietà di me, torna presto nella mia anima, perché senza di te la vita è una desolazione. Placidamente, senza agitarsi. Durante il ringraziamento non sai che dire. Fai come faceva il vecchietto del Santo Globo d'Arso. Guarda, stai zitto e guardi e contempli, se ci riesci, che c'è Gesù dentro l'anima. D'accordo? Uno si può aiutare, magari facendo, cioè a ripetere mentalmente: Gesù ti amo, anche se uno non sente niente, lo può fare sempre. Noi sappiamo: Gesù ti amo con la tua volontà, possiamo tranquillamente ripetere e basta. Ecco, al tempo stesso, come abbiamo già visto, Gesù desidera vedere il nostro desiderio, quindi ci umiliamo, ci diciamo: bene, a me mi sta bene questo e molto di peggio, però, Signore mio, torna dal tuo servo, torna dalla tua serva, torna dal tuo figlio, fatti risentire, non posso vivere senza di te. Ecco, questo non però accompagnato da sentimenti o da moti di ribellione. Ecco, ma accompagnato semplicemente da sentimenti e da moti di ardente desiderio di lui, unito a santa rassegnazione. Cioè, se mi vuoi lasciare una vita così, con questo dolore immenso, sia fatta la tua volontà. Io però ti prego, Signore mio, torna dal tuo servo, torna dalla tua serva, fammi sentire la tua voce, fammi risentire la tua presenza, consola il mio cuore, tutto quello che non voglio. Se viviamo questi momenti così, queste cose, come Gesù stesso ha detto, non soltanto che non fanno nessun male alla nostra anima, ma diventano, salgono al trono suo come incenso odorosissimo, feriscono il suo cuore. Capite? Perché Gesù vede la creatura perfettamente assecondante le sue operazioni, perfettamente rassegnata al suo volere e al tempo stesso innamorata di lei. Qui dice: bene, Signore, se tu mi vuoi lasciare così in eterno, troppo poco a causa dei miei peccati. Ah, però io ti amo troppo, sono innamorato di te, quindi torna presto, se puoi, d'accordo? Quindi sempre con questo atteggiamento di umiltà
e di coscienza della propria identità e di nessuna pretesa, perché nell'amore non ci sono pretese. Ma se uno fa così, provare per credere, Gesù non resisterà a stare troppo a lungo lontano e tornerà. Non è possibile che faccia diversamente. Proprio per questa sua delizia, di cui ci parla la Sacra Scrittura, che prova nello stare con i figli degli uomini, semplicemente che loro l'accolga. E se si fa così, quando il demonio ci vede umili e rassegnati, d'accordo, e non turbati, e non assecondanti i suoi pensieri distruttivi, non avrà addirittura la forza di avvicinarsi. Quindi, se invece ci vede che vacilliamo, che al minimo pensiero di dubbio, di agitazione, lo cominciamo ad assecondare, non ce lo togliamo più dalle scatole. Mi si perdoni il termine. Non se ne va più. Anzi, incalza, continua, aumenta la dose fino a quando non ci fa fare qualche capitombo. Ecco. Sono fondamentali queste meditazioni, non soltanto per chi, ripeto, vive grazie straordinarie, ma anche per chi vive l'ordinarietà della sapiente azione della grazia che alterna per la nostra crescita, come abbiamo già visto nella meditazione precedente, periodi di consolazione a periodi di desolazione. Ti ringraziamo, Divina Maria, di questa splendida lezione che ci dà Gesù, molto appropriata per noi figli di Adamo. Solo tu, diciamo, non hai avuto, se non in alcune circostanze straordinarie, queste alternanze e questi momenti di separazione, ma perché tu avevi una coscienza profondissima del tuo nulla. E in esso costantemente sprofondavi e ti umiliavi dinanzi all'Altissimo, ecco, con una umiltà ed una forza, diciamo, d'amore che commuoveva e rapiva il suo cuore. Per noi è importantissimo anche che tu ci aiuti con la tua presenza a crescere nel discernimento degli spiriti e nella conoscenza dei pensieri. Ecco perché possiamo essere solleciti nell'accogliere quelli che vengono dal cielo e risoluti nello sbattere e nel ricacciare nell'inferno quelli che tendono a turbarci, a molestarci e a guastare le operazioni della grazia nel nostro cuore. Confidiamo nel tuo aiuto, o Divina Maria, e ci affidiamo oggi e sempre tra le tue braccia materne, amorevoli e al tempo stesso piene di forze. Bene, ricordiamo oggi l'importanza e l'opposizione che hanno tra di loro lo spirito buono e lo spirito cattivo in quello che suscitano nel nostro cuore. E facciamoci attenti, ecco, a cominciare a vigilare per custodire sempre e in maniera perenne la pace del cuore, come Gesù ci ha raccomandato di fare.
Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti. Ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.